signore Pier Mario Morosini del Livorno si ferma, cade, cerca di rialzarsi, si intuisce che ha dei problemi, non ce la fa. Viene soccorso con un defibrillatore mentre i compagni piangono, si disperano. Il dramma è sotto gli occhi di tutti. Gli viene praticato un massaggio cardiaco. Arriva l'ambulanza con qualche minuto di ritardo perché un'auto dei vigili urbani ostacola l'ingresso in campo. Lo sguardo impietrito di Zeman, allenatore del Pescara che solo 2 settimane fa ha vissuto un'altra tragedia, la morte per infarto a casa del suo collaboratore, l'amico fraterno, l'allenatore dei portieri Mancini, 43 anni. Alle 15.50 l'avviso dello speaker, la partita è ufficialmente sospesa. Attenzione, la partita è ufficialmente rinviata. Dall'ospedale arrivano le indiscrezioni, coma farmacologico, pacemaker temporaneo, ma le speranze sono minime, le condizioni del ragazzo sono gravissime. Alle 17 la notizia, Pier Mario Morosini è morto. 25 anni, nato a Bergamo, non ancora maggiorenne, perde prima la mamma, poi il papà, a dargli gioia al calcio, un sogno da coltivare con passione. Viene acquistato dall'Udinese con cui debutta in Serie A contro l'Inter. Si guadagna un posto anche nell'Under 21. A Livorno arriva a gennaio in prestito. Alle 17.26 la Federcalcio decide stop a tutti i campionati nel fine settimana, a partire da Milan-Genoa, prevista alle 18. Un sabato tristissimo e non solo per chi conosceva e amava Pier Mario Morosini. All'arrivo in ospedale le condizioni di Morosini sono sembrate subito disperate. Tutti i giocatori del Livorno e del Pescara, insieme a dirigenti e migliaia di tifosi, sono accorsi al Santo Spirito. Poi urla disperazione e la notizia che non avremmo mai voluto sentire. Il dottore Edoardo De Blasio insieme al primario Leonardo Paloscia hanno prestato i primi soccorsi. Si tratta di morte improvvisa, arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare, che è una morte purtroppo ancora esistente nei soggetti giovani, che può venire anche in un cuore sano, ma è difficile, può darsi che ci fosse sotto un infarto o una malformazione cardiaca, una displasia ritmogena del cuore. Non possiamo saperlo questo senza un'autopsia. Noi sappiamo quello che abbiamo